Ciao amici Value Investor, siamo nel bel mezzo delle trimestrali e tra poco arriveranno quelle di Big Tech molto seguite come Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft, eccetera. Quindi ora la domanda è, considerando anche il quadro macroeconomico, queste Big Tech ora costano troppo o hanno ancora buone valutazioni? A questa domanda ha risposto il professor Damodaran, considerato da molti il maestro della valutazione, e lo ha fatto in un'intervista ieri alla CNBC. Vi lascio il link in descrizione, dove ha detto che secondo lui non sono costose queste aziende Big Tech in questo momento. E quindi, considerando che queste Big Tech hanno un peso enorme sul mercato azionario, potrebbero sostenere il mercato e non farlo precipitare. Perché secondo Damodaran la gente sta scoprendo quanto pricing power abbiano queste aziende. In sostanza, Meta e Alphabet potrebbero avere un rallentamento delle vendite sicuramente, ma le aziende non smetteranno di fare pubblicità online. Microsoft potrebbe avere un calo, ma sostanzialmente la gente e le aziende non possono fare a meno dei suoi software e servizi. E Damodaran dice: aspettatevi un rallentamento delle vendite, ma aspettatevi anche sorprese positive dagli utili, perché queste Big Tech, per loro natura, possono ridurre di tantissimo i costi, il personale, senza compromettere il buon andamento del business. E fa l'esempio di Meta, che sta licenziando da mesi migliaia di persone semplicemente perché aveva un eccesso di personale, tanta gente che faceva poco e niente. E lo stesso vale per tante altre Big Tech. Quindi ci potrebbero essere dati sugli utili migliori di quelli che si aspetta il mercato. E Damodaran dice che un anno fa le valutazioni erano troppo ottimistiche per le Big Tech e si pensava che queste aziende potessero crescere a doppia cifra all'infinito. Poi, verso la fine del 2022, si è andato all'estremo opposto. Ad esempio, dice, Meta è crollata sotto i $100 ad azione perché la gente pensava che il business fosse ormai giunto alla fine. E ora, secondo lui, anche se il prezzo di Meta è salito molto, la valutazione è ancora accettabile per via dei tagli di costi che Meta ha fatto, e quindi pensa che i margini reggeranno. E la stessa cosa dice per Amazon: è un'azienda che ora ha un multiplo di PE forward altissimo, di 60-70 a seconda delle stime che prendete, ma Amazon dice ha sempre avuto multipli alti e chiunque abbia scommesso contro Amazon in passato ha perso, perché secondo lui gli utili di Amazon sono sottovalutati per via del suo modello di business. E questo non lo precisa nell'intervista, ma si riferisce al fatto che molte delle spese in ricerca e sviluppo che fa Amazon e che stanno crescendo ad un ritmo tremendo negli ultimi anni hanno un impatto su tantissimi anni, però quindi questi costi dovrebbero essere spalmati su molti anni, facendo aumentare così gli utili. E Damodaran dice: anche se queste aziende dovessero avere un ritracciamento del prezzo dopo le trimestrali, non vuol dire che siano per forza un cattivo investimento, perché per lui sono aziende molto difensive in questo periodo macro difficile, hanno un forte pricing power e sono in grado di salvaguardare i margini anche in un periodo di recessione. E aggiunge: non posso dire la stessa cosa per tante aziende non tech, quindi secondo lui soffriranno in un contesto macro del genere queste aziende, e quindi il messaggio è: pagate anche un piccolo sovrapprezzo per il pricing power di queste Big Tech. Allora ragazzi, come potete vedere, è un Damodaran molto bullish sulle Big Tech. Io sono d'accordo con lui perché alla fine è quello che un po' è successo anche in passato. Se prendiamo ad esempio la crisi del 2008, all'epoca c'era tipo Google che fino al 2008 aveva visto un rally incredibile dei costi in ricerca e sviluppo, sales e marketing, amministrativi, eccetera, che ovviamente hanno fatto impennare gli utili per azione. Ma arrivata la crisi sono stati in grado di chiudere il rubinetto dei costi all'improvviso, che sono rimasti piatti in sostanza, e così gli utili per azione non sono crollati, anche perché le revenue continuavano ad andare. E poi, finita la recessione, sono tornati ad investire e oggi Alphabet non ha la crescita del 2008, quindi più che tenere flat i costi, deve tagliarli di parecchio per tenere gli utili per azioni stabili. Ma come detto, è una cosa che può fare e sta già facendo da mesi, perché c'erano tanti progetti irrilevanti che erano paragonabili a delle scommesse in pratica, con migliaia di ingegneri e manager da pagare. Quindi personalmente penso che gli utili di business come Meta e Alphabet almeno terranno botta.
Fatemi sapere se anche voi siete bullish come Damodaran sulle big tech. Un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao da Davide.